Ecco, vedete alle mie spalle? Noi siamo amici e dietro abbiamo ovviamente 5 famosissimi amici più di noi del film Amici miei. Perché? Perché Pietro Germi chiese a Narciso Parigi di scrivere la sigla finale di un film che stava scrivendo, doveva essere ambientato a Bologna, Amici miei appunto. Si dice, guarda, sto facendo la bozza, è un film su 5 amici che si trovano in un bar e ricordano i tempi passati, e puoi fare la sigla finale. E Narciso Parigi scrisse la sigla finale di questo film che non aveva nemmeno lui ben chiaro come poi sarebbe venuto fuori, e scrisse questa sigla. Ovviamente, come tutti saprete, Pietro Germi morì e la regia passò in mano a Mario Monicelli. E Mario Monicelli non venne mai a sapere che Narciso aveva scritto questa canzone, se non quando uscì Amici miei atto secondo a Firenze, ci fu la prima, Mario Monicelli si incontrò con Narciso e disse: oh Mario, ma lo sai che io avevo scritto la sigla finale del primo Amici miei? Ah sì, dice, perché non me l'hai data? Si metteva in Amici miei atto secondo. E vabbè, sai, poi una cosa e l'altra, non ci ho pensato. E adesso noi vi faremo ascoltare questa canzone che ho cantato nel disco insieme a Antonio Azzi dell'Itfiba, e è Amici miei, e vi suonerà un po' strano perché è la canzone appunto per la prima bozza del film, non per il film definitivo, anche quindi il sound e tutto è un po' diverso dall'Amici miei cult che conoscete. Questa è Amici miei. Amici miei, non so dire l'emozione che c'è in me nel ritrovarmi con voi qui nel solito caffè e ritrovare l'incanto di tanti anni fa quando inseguivo ancora chimere sogni ed amor, anche se abbiamo oramai dei capelli bianchi in più, negli occhi intatto serbiamo un ardor di gioventù. Mi specchio in voi e vedo che la vita è bella e bella ancora. Amici miei, grazie di capelli bianchi in più, negli occhi intatto serbiam quell'ardor di gioventù. Mi specchio in voi e vedo che la vita è bella e bella ancora. Amici, amici miei, grazie di cuore. Grazie di cuore. Grazie.